storia, in questa puntata vi racconteremo la storia di un personaggio conosciuto soprattutto per la sua voce, lui è famosissimo a livello sportivo, un telecronista famoso mm, nazione ma anche a livello internazionale, diamo il benvenuto a Salvo Aiello. Ecco, non so come, come tu abbia arguito che io sia famoso, famosissimo, però Salvo Iello, sicuramente sono io, buonasera. Beh, ciao. insomma, magari non sei conosciuto al pubblico pop a 360 gradi, ma sicuramente in, a, a livello sportivo sei famosissimo e adesso non fare il modesto, sei stato... No, 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 no. diciamo che ho esercitato per un, un 25 anni o circa. La professione più bella è quella col microfono, poi che sia stato dal vivo o in studio, insomma è stato eventi e poi basta. Ecco, io però scommetto che già eh, chi ha sentito la tua voce da casa, se è un appassionato, per esempio, di ciclismo. Ciclismo, di pallavolo e altro, qualcos'altro, può essere che sia imbattuto in me negli ultimi anni. Allora, la nostra puntata si intitola da telecronista Netturbino, se vogliamo veramente riassumere all'osso la tua storia. Ecco, diciamo che questa è una versione edulcorata di un articolo che uscì nel 2021 sul giornale, lì diceva da telecronista Spazzino, perché io avevo chiesto espressamente di usare il termine Spazzino, perché quando facevo lo Spazzino... I colleghi preferivano essere chiamati così. Però tu hai la versione evoluta, perché adesso potremmo dire da, da, da spazzino a custode, perché è quello che faccio ancora certo, da, da quasi due anni. Certo, però adesso arriveremo davvero a tutto, no? Anche quando sei eh, salito alla ribalta della cronaca, perché in quel momento tu facevi lo spazzino, il netturbino come vogliamo chiamarlo, anzi, li salutiamo tutti perché. Saluto eh... tutti i, i colleghi dell'AMSA e in generale i colleghi analoghi. Ne ho incontrato uno di un'azienda di Monza che ci siamo abbracciati perché è un legame che ti rimane dentro. Ecco, allora però eh, io voglio fare un passo indietro e arrivare al salvo Aiello, al, veramente all'apice della sua carriera. Quando tu dal volley a livello internazionale, insomma, sei stato la voce delle... Sì, abbiamo fatto, insomma, come speaker, a, a parte i campionati nazionali tanti, qualche decina. Tre mondiali, per esempio, così, ho fatto lo per tre niente. mondiali, le Olimpiadi Torino 2006. Sì, insomma, infatti. tornei di un certo spessore. Allora posso dirlo, la Coppa che del anche mondo di Sci. Eh, a livello internazionale conoscono la tua voce? Beh, sì, sì c'erano tanti stranieri quindi evidentemente mi, magari mi hanno registrato. Eh, invece, per il ciclismo, sei stato lo speaker ufficiale del, del Giro, Giro d'Italia dal 2002 al 2009, compreso. Poi è nata mia figlia e sono diventato telecronista a tempo pieno. Ok. Quando insomma, la nascita di tua figlia ha un po' segnato questo passaggio a una carriera più stanziale, no? E invece di... Sì, diciamo che inizialmente la spinta è stata quella perché le telecronache in gran parte si fanno da studio, per cui preferivo stare a Milano piuttosto che stare su... alle Tre Cime di Lavaredo, per esempio. Ah, per, esempio per quanto sia per bello andare una. a seguito. Eh. Allora io vorrei sottolineare questa cosa qui: che quando tu, Facevi eh, le tue telecronache per Eurosport. Il giro su Eurosport che voglio dire è una stimata emittente, la salutiamo, però non è sicuramente. Non è la RAI. Facevano più ascolti che alla no, Rai? No, di più no, però non credo che fossero di più perché. sarebbe Però, insomma, però diciamo che stavamo tirando. tiravamo bene, sì, sì, sì. sì. Eh, Adesso ecco. non sono aggiornato ultimamente perché insomma. Però io sto parlando dei tuoi tempi. Sì, sì, Se i miei hai... tempi che arrivano fino al dicembre 2017. Ok. Secondo te, guarda, il sorriso però è soddisfatto. A me viene... Oh, ridere per non piangere potrebbe essere una motivazione, no, non è quella. Io sono una persona felice, d'altronde, quindi cerco di mostrarlo quanto più possibile. Secondo te qual è il motivo per cui hai avuto così tanto successo, la gente ti voleva bene, eri veramente tanto, tanto cercato? Perché tendenzialmente dico quello che penso, penso quello che dico e sono molto curioso e credo che anche gli altri siano curiosi. Quindi, quando ho una curiosità, mi piace condividere l'oggetto della mia ricerca con tutti. Evidentemente ho trovato degli argomenti, avevo trovato degli argomenti che soddisfacevano. Forse può darsi tanta gente ai tempi mi diceva: guarda, a me, del ciclismo interessa il giusto. Però tutti, mi interessano i collegamenti tra un'azione e l'altra. Allora io ho trovato una motivazione fra le tante no? dei tuoi fan che poi quando a un certo punto sei stato un po' fatto fuori... Eh, hanno, un po', eh, sono un po', proprio... Un po' tanto, va bene, adesso ne parliamo. Eh, hanno protestato e insomma hanno manifestato tutto il loro stupore, però ho trovato una descrizione che davvero forse fa capire a casa come mai... Eh, tu avevi una marcia in più e hai ancora eh, sono perché... curioso molto. hanno scritto di te quando ascoltavi le sue telecronache di ciclismo facevi anche un bagno di cultura perché Salvo Aiello conosceva tutto dei luoghi dove transitava la corsa parlava di castelli, borghi, paesaggi città con la stessa competenza con la quale eh, di un ciclista sapeva raccontare ogni cosa allora eh... Tu mi lanci, io alle volte leggo insomma, un po' di tutto quello che mi capita, e una delle frasi che ho letto che mi ha colpito di Umberto Eco era la persona colta non è quella che sa tutto, ma sa dove andare a cercare. Ecco, io non mi definisco sicuramente uno che sa tutto. Però forse so dove andare a cercare, nel senso che se c'è una corsa che passa dalla Lomellina, ti faccio un esempio qualsiasi, perché visto che siamo ecco. insomma di casa, io vado a informarmi. E scopro tante cose, per cui, allo stesso modo, i corridori. ci sono dei fenomeni, io ne conosco più di uno, che sanno davvero a memoria tutto. Io mi limito a dire che so dove andare a cercare quello che serve e se questo aiuta, ben venga. Sei un bravo, un bravo operaio del settore della comunicazione. Sì, no? Sei sono un, gran... un bravo operaio in generale, visto che è tuttora l'inquadramento che ho. Va bene, allora arriviamo insomma a quel giorno fatidico in cui, dimmi se è vero, perché io ho letto anche questo ovunque, però veramente ancora ad oggi stento a crederci, tu hai scoperto da Facebook che il tuo contratto insomma non era stato rinnovato. Uno può, è libero di non crederci. Per farla breve, io ho avuto una discussione con una persona che contava molto nell'azienda a giugno e si è conclusa in malo modo questa discussione. Io ho detto: senti, se vuoi farmi fuori fallo, quantomeno avvisami così mi organizzo. Questa persona non mi ha avvisato e dopo sei mesi non mi ha rinnovato il contratto. Quindi sì, l'ho scoperto perché ho letto che qualcuno. Aveva <ride> preso il tuo posto. Era ben felice di dire che avrebbe fatto quello che avevo fatto io fino a quel momento. Tu l'hai scoperto così davvero? Sì. Neanche una sì. telefonata. No, quello è. Ma assolutamente. vediamo qualche immagine dei tuoi tempi d'oro, insomma, a Eurosport. Eh, ecco così. qua. Qui nella fattispecie siamo, l'altra persona si chiama Riccardo Magrini, un ex corridore, uno stimato opinionista di ciclismo che lavora ancora nella sedia a fianco a quella che era mia. Il Magri. Sì, il Magro diciamo, è il suo soprannome al quale auguro ogni bene. E mi soffermerei qui. Perché San Paolo diceva se puoi parlare bene di qualcuno fallo, se devi parlare male evita, quindi io eviterei. Ah ok, eh, allora, allora, però non è lui che ti ha sostituito. No, no, lui no, no, lui, lui è stato un preziosissimo, un preziosissimo compagno di viaggio per otto anni al limite della parentela, poi si è spento un interruttore. Lì eravamo in un caffè del centro di Milano, mm. il Bianchi Caffè, che ovviamente insomma, ha ospitato le telecronache per un paio di stagioni, andavamo lì, era molto bello, poi si mangiava anche molto bene. Bene, eh, allora non ti chiedo nient'altro perché, eh, insomma, come diceva San Paolo, noi cosa potremmo aggiungere? Eh, mi sembra abbastanza saggio quello che disse San Paolo. Quindi andiamo avanti. Che ne dici? Vediamo qualche altra foto dei tempi d'oro. Questo... Oh, tempi d'oro, diciamo che qui ero già stato fatto fuori, eh. però diciamo che eh, tuttora capita che mi chiamino per qualche evento qui è un evento che organizza Radio DJ e la persona si chiama Luca posso dire anche il cognome Salvadeo che è un fenomeno perché ha qualche anno più di me e fa tutti gli sport corre, va in bicicletta si arrampica, fa kitesurf lo ammiro molto e lì si è fatta una foto con me e l'ha pubblicata credo che tu l'abbia trovata su internet certo, certo perché ho voluto prendere sia momenti in cui la tua carriera era al top e poi anche quando insomma nonostante tu eh, sia stato fatto fuori e dall'emittente per la quale lavoravi però mi sembra che poi Uh, insomma, tu ovviamente volevi. Fare il tuo lavoro, no? E Lo pensavi... vorrei ancora fare. Ah, ecco, <ride> ecco, infatti. <ride> e, e, e pensavi di poter continuare anche da in altri lidi. Sì. Voglio dire, la vita non, non finisce. La non classica finisce. frase, si chiude la porta, e si apre un portone. Ah. Era la più gettonata da chi mi mandava dei messaggi di solidarietà. Non eh, sei ancora aperto. Non si è aperto questo portone. Eh, eh, però sicuramente tu avrai mandato dei curricula, avrai fatto dei colloqui. Allora, mandati tantissimi. Colloqui pochissimi, eh, voglio pensare che una delle ragioni sia la data di nascita, ma in questo cioè, diciamo, nell ambiente, nell'ambiente artistico, microfonico, radiofonico, non è primaria l'età. Cioè, tipo uno speaker radiofonico di 50 anni è normale, non è, certo. non è, non è, anzi, dai 50 anni in poi di solito. Raggiungono i livelli migliori, però a me non è Beh, capitato. Salutiamo Linus per esempio, no? eh che vabbè, voglio dire. Non, non ha non Ecco, Linus in mano. ecco, Nella fattispecie, esatto, la DJ 10, la DJ 100, insomma, mi è capitato. D'altro, Linus, grandissimo appassionato oltre che di corsa, anche di ciclismo, ai tempi d'oro, appunto, quando eh, facevo le telecronache, è stato anche mio ospite in una telecronaca del Tour de France per 4-5 ore. Insomma, ha avuto l'onore. Ma io. Mi sveglia. Tra l'altro c'è anche Stefania, la vorrei salutare, Andriola che fa le, le previsioni del tempo su Canale 5, lei faceva la miss che baciava la maglia rosa quando io facevo lo speaker del Giro d'Italia nel 2003, Sì, poi ci si rincontra dopo anni. Perché poi in realtà tu questo lavoro, e parlo di lavoro di telecronista eh, insomma, a 360 gradi, al di là eh, se è fatto nello studio o se è fatto… Uh, on the road. On the road e c'è sul palco. Da quanto tempo? Da quanti anni hai fatto? Guarda, allora, io lasciai perché, per motivi di sonno, cioè mi addormentavo a Statistica, all'università Cattolica nel 91. <ride> per a motivi di sonno? Sì, perché io a Statistica avevo <ride> due avevo ore capito. di fila. Non, non sono mai riuscito a una lezione di Statistica a stare sveglio per due ore di fila. Lì ho capito che non ero, ho preso la mia macchina usata adesso non voglio dire marche, cose che siamo in televisione, non esageriamo presi la mia macchina usata eh, mia madre mi prestò 600.000 lire per comprarmi una chitarra e sono andato in provincia di Lecce ad Alimini a fare l'animatore Valtour. dopo un mese il capovillaggio di allora, non so, vide qualcosa eh, mi disse tu fai l'apertura anfiteatro aveva la voce molto impostata io dovevo preparare il pubblico a Beppe Fiorello oggi stimatissimo attore che era, avrebbe presentato la serata io facevo il preserata di Beppe Fiorello mi hanno messo una musica, mi hanno detto inventa e da lì non ho più mollato. Quindi è dal 91 che ho iniziato a usare il microfono, diciamo, retribuito. Ecco, ecco. e poi la passione per lo sport? Passione per lo sport, per lo sport da sempre perché io da spettatore seguivo, ero il classico che passa le domeniche, ero classico che passa le domeniche a vedere tutti gli sport. Poi io. Vivo a Monza da sempre praticamente, quindi la Formula 1 andavo a 16 anni, mi spassavo per 18 anni, facevo il servizio di sicurezza alle reti per non fare saltare la gente come me che saltava, perché in cambio mi davano un posto in tribuna. Prima quindi mi vedevo i Gran Premi, andavo a vedere le tappe del Giro d'Italia. Un giorno, tornando da Formentera, dove ho fatto anche lì l'animatore nel 92, una coppia di Ravenna, di cui non ricordo il nome, ma ricordo la provenienza. Mi portò a vedere una cosa bellissima, cioè la pallavola Ravenna era una squadra, il Messaggero Ravenna che vinse tre Coppe dei Campioni consecutive, quindi vidi il meglio che potevo offrire la pallavola, e lì mi sono innamorato anche della pallavolo, da lì l'ho seguita. E praticamente nel 98 mi arrivò la prima proposta di fare lo speaker anziché fare magari l'animazione a bordo campo. Certo. E lì ho iniziato lo sport seriamente. Poi è entrato il ciclismo, poi è entrato lo sci, è entrato il salto con gli sci: insomma, un po' di sport differente. Quindi dal 98 al 2017, a tempo pieno, tu sì. hai fatto a tempo pieno il telecronista. Questo lo diciamo per il pubblico, appunto, quello che magari non ti conosce perché. Ci sta anche, normale, non segue certo. lo sport e eh, quindi non, non sei un improvvisato che alla fine è stato eh, fatto fuori perché è Una meteora, ecco. È eh, certo. una meteora, poi è arrivato quello più bravo, eccetera. Sei un professionista che a un certo punto non ha più avuto la possibilità di poter fare il suo lavoro. Mm. Bene. Mi verrebbe da chiederti perché, se si può dire. Se Ma non si può dire no, diciamo. Io non lo so, dimmi tu il livello di sincerità che devo avere qui, perché sono tuo ospite, quindi non vorrei mai mancare al bon ton che si usa nella allora, mia trasmissione. Siccome non c'è contraddittorio, sì? magari senza. Eh... No, io non parlo di nessuno. Ok, eh, racconti... una ragione. Benissimo, allora puoi dire quello che vuoi. Diciamo che allora. Ehm... Nel momento in cui, secondo me, è eh, un'idea che mi, sto, mi sono eh sì, fatto certo, da sempre, secondo te. quando riesci a fare qualcosa di bello, quando comincia, la, la gente comincia ad accorgersi di te, prima o poi spesso arriva un momento in cui ti viene chiesto un atto di sottomissione. Così, giusto per verificare che tu stia a cuccia. E io mh, sono sempre stato un po' ammiratore degli artisti, quelli che non si sottomettono, perché io ho sempre detto, io mi assumo le responsabilità di quello che dico e quello che faccio, quindi tu lasciamelo dire, nel momento in cui sbaglio puniscimi, però prima d'allora vorrei una libertà intellettuale, perché credo di avere gli strumenti per poter essere autonomo. Io non ho ceduto a quest'atto di sottomissione, poi ho un problemino che sto cercando di risolvere, cioè che se uno dice qualcosa che a me non piace, io tendo a dire anche la mia, quindi rispondo. Manzoni diceva di... <ride> della monaca di Monza, visto che abito lì, la sventurata rispose. Ecco lo sventurato rispose a quello ah. che mi hanno detto. Mi faccio Monaco di Monza. Evidentemente, questa risposta non ha avuto un contraddittorio perché non ho più sentito nulla. La persona non ha avuto il coraggio di dirmi di rispondermi ulteriormente. Ha preferito agire nell'ombra. Probabilmente ha preparato anche il campo perché dopo che mi ha fatto fuori lui ho trovato porte chiuse vuote, Quindi, un motivo ci sarà. Un motivo ci sarà. E allora, um, facciamo così, non entriamo. Nel merito eh, di come e quando, eh, per tre anni hai cercato eh, di tornare a fare quello che sai fare e quello che ti piace fare, no? Perché poi, eh, insomma, eh, i motivi tuoi li abbiamo capiti. Ma ognuno ha i suoi, quindi è una situazione standard che può variare per qualche particolare. Insomma. Ok. Eh, parliamo invece di come, nonostante tutto, non hai perso il sorriso e ti sei reinventato, tant'è che poi la tua vicenda è stata ripresa per primo forse da Dagospia. Allora, diciamo che il primo... Allora, io avevo fatto una... avevo preso una... fatto una specie di promessa a mia moglie, ho detto amore, non... ti prometto amore. che io non farò... Eh, io lo chiamo così. E per questo sorrido, probabilmente la ragione vera per cui sorrido è perché sto bene. E ho detto, guarda, il primo giorno di lavoro, io, lei mi dice non fare il polemico, non cominciare, non fare casini, che ce ne hai fatti abbastanza. ho detto: sì, l'unica cosa che voglio fare, il primo giorno di lavoro, mi metto quella divisa e voglio pubblicare una foto con una frase che ho qua. Okay. In pratica, dicevo tutti quelli che mi hanno promesso di aiutarmi si possono rilassare. Ho fatto da solo, visto che e ho comunque... trovato lavoro. Vediamo la foto perché a un certo punto, Salvo Aiello eh, ha trovato lavoro fuori dal mondo. Radio, televisione... Eccomi qua, ecco esatto, era anche periodo come vedi eh, in cui la mascherina andava indossata, sì... Beh, insomma, trovato... forse voi... Ti chiamo, dico voi, eh, perché sì, forse... Ne sono eh, molto fiero, chiamo, mi sento ancora. Ho, ho sentito eh, in eh, alcune tue interviste che una volta che uno fa lo spazzino, mm. rimane un po' spazzino dentro. Lo sarò a vita, io sarò grato di quell'anno per tutta la vita, l'anno più formativo. E quindi dicevo, forse eh, voi è meglio che la indossiate sempre? Eh? Ma no, perché non, non, non ti ferma, lo, fondamentalmente è l'effluvio. Ecco, questa è la foto che avevo pubblicato, e diciamo che il primo fu Marco Pastonesi, un valentissimo giornalista sportivo e non solo, uno scrittore che ha lavorato alla Gazzetta dello Sport per anni. Pubblicò questa foto su un sito di ciclismo raccontando un po' che ero andato, insomma, ero finito lì, perché fondamentalmente lì non, non, non si crearono problemi, di, cioè non gli interessava sapere cosa sapevi fare, quanti anni avessi o Sana, robusta costituzione, fai quello che devi fare, bene, ti prendono, e per cui sono andato lì. E lì ci fu anche un articolo sul giornale ripreso da Dagospia, Spia, okay. il giornale quello famoso da telecronista Spazzino di Antonio Ruzzo, che insomma, seguiva la mia telecrona, che mi ha onorato di un'intervista fatta con delle domande molto interessanti. Da lì Dago Spia poi. Anche Rai 2 mi, 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 mi chiamò Salvo Sottile per, non perché mi chiama mica lui, ma per, perché era colpito da quella storia. Io ho detto, caspito, con tutto questo ridondanza... Cioè, certo, stavolta... Tengo il telefono acceso, eh, stavolta sì, no, comunque. Senti, una curiosità, rimettiamo la foto quella dove è proprio attaccato al mezzo. Eh, sono eh. sulla pedana. Sulla ecco pedana, quello. come si chiama in genere. La pedana, quello che di Dirmi la sono verità, io. ma non te lo dico più, dirmi la verità, tanto, tanto me la dici lo stesso. Tu, quando hai pubblicato questa foto e hai scritto sì. il post, l'hai fatto in maniera un po' ruffiana per dire vediamo se adesso. No, l'ho fatto in maniera un po' polemica, polemica forse, polemica. perché me lo ricordo a memoria. e Volevo dire a tutti quelli che per tre anni mi hanno promesso che avrebbero fatto di tutto per darmi una mano, che possono rilassarsi a posto così. Punto. Questo Punto. È, è il testo di quel post che c'è ancora se uno torna indietro i quattro anni, insomma lo trovo. Ok, quindi eh, questo lo aggiungo io, nonostante sia stata ripresa dalle testate eh, importanti come RAI 2 come da Gospia, che davvero, certo, certo. Eh, non si è mosso uno spillo, né, né uno spillo né una coscienza, niente, devo, niente, voglio niente, dire, no, 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 va bene. Eh, ti ha chiamato qualcuno dopo questo? Allora, dopo... Il mio post qualche migliaia. Allora, le persone che mi hanno chiamato mi hanno chiamato all'indomani del fattaccio, cioè quando ho scoperto di non essere più un telecronista, mi hanno onorato. La prima telefonata che mi ha onorato è stata quella di Gianni Bugno, che io non ho mai frequentato nella mia vita, sono sempre stato un suo tifoso. Ha trovato il mio numero che si trova facilmente e mi ha chiamato per dire: L'ho trovato anch'io. Eh, beh, ma non ho niente per fortuna, non ho, non ho creditore che mi sente lui mi chiamò poi mi chiamò un allenatore conosciuto come Guidolina appassionatissimo di ciclismo eh, che era commosso davvero per quello che è successo lui mi ricorda una frase mi disse ma com'è possibile che sia successa una cosa e io ho detto senti Francesco diamoci del tu tu sei un allenatore di grandissima esperienza non hai mai trovato un presidente che ti abbia esonerato nonostante tu non avessi responsabilità e lui ha detto alzo le mani ok basta a posto così ho capito mi ha chiamato qualche altro personaggio cioè, diciamo che 5 sei telefonato, ho avuto di solidarietà, qualche migliaio di messaggi. Certo. Dopo questi articoli si è rinverdito il migliaio di messaggi e basta. Tutto poi, finì. poi dal giorno dopo tutto è tornato. La coscienza è andata a posto Dove... da chi mi ha mandato il messaggio. Quanto tempo sei stato a casa? Fra eh, la fine del contratto e, e l'inizio del tuo lavoro in asma? AMSA, AMSA, azienda municipalizzata, servizi ambientali di eh, Milano. Sì, di Milano, Milano e qualche comune, diciamo sì. Eh, tre anni, quasi tre anni, cioè tre anni praticamente in cui sì, ho fatto spiccaraggi, un paio di campionati italiani di beach volley, ho arrancato cose sì, qui. Qualche, qualche presentazione di convenso, cose che una volta facevo spessissimo, qualcuna... Non sicuramente abbastanza per sopravvivere insomma, o almeno quantomeno contribuire insieme a mia moglie alle necessità quotidiane, per cui a quel punto qualsiasi cosa l'avrei presa e ringrazio di averla presa perché le esperienze che ho vissuto in quell'anno mi sono utili, mi saranno utili a vita e ho conosciuto delle persone spettacolari. Allora... Eh, parliamone un po', no? Perché, eh, voglio dire, adesso eh, è facile eh, dirlo e sembra banale, no? Dire che quando c'è bisogno di lavorare uno fa qualsiasi cosa, ma in realtà bisogna... Bisogna farlo. Bisogna farlo. Eh. <ride> e, non è, e non è proprio così. No, non è... Tu hai risposto a un annuncio, com'è successo? No, io... Eh, mi è stato suggerito da una persona che lavora lì, che conosco così per vie traverse, mi ha detto: Guarda, se mandi un curriculum lì a ondate prendono persone, prova. Eh, ho provato, visita medica. Ti hanno preso al volo. Sì, mi hanno preso nell'ondata di quei mesi lì, un, un sei mesi, poi rinnovati altri tre, poi rinnovati altri tre. È arrivato alla fine di un anno, dopo tre rinnovi: O non ti chiamano più o ti devono assumere a tempo indeterminato, però mi proposero un part-time e se già, se già era difficoltoso, il tempo, diciamo, ma guarda che dopo qualche mese viene anche lì l'atto di sottomissione, no? Vuoi entrare sempre? Fatti qualche mese part time. Lì mi sono rifiutato io perché ho detto: ho fatto un anno a tempo pieno. Mi sono svegliato per un anno alle 4. Adesso dovrei farmi qualche mese part time in attesa, forse non avevo la garanzia di essere. Io ero Olgettina, oltre per essere, che essere famoso per motivi di gossip. Via Olgettina c'è cioè l'ospedale San Raffaele e uno dei dipartimenti il principale, Io lavoravo lì che è vicino a casa. Non avevo la certezza neppure di andare lì, potevo finire a Pero, potevo finire a San Giuliano e ho detto no. no grazie. Preferisco di bello. no. Ho arrancato per altri nove mesi, dopodiché mi è arrivata una telefonata di una persona che conoscevo precedentemente e lavoro nel centro federale, adesso di pallavolo, insomma, il centro pavesi si chiama, è un centro federale di pallavolo dove per tirarcelo un po' si è allenata la nazionale femminile che ha vinto loro. Olimpico, Quindi li abbiamo avuti lì per qualche mese. Quindi tu c'è cioè, l'ironia anche della sorte e del destino, ma forse è anche il fatto che grazie a determinate ecco. conoscenze... Guarda, questa foto è emblematica proprio perché quello è il centro pavesi. Lei a destra è Mabi Beltran, che sicuramente conoscete adesso. E noi la salutiamo perché ecco. Mabi Beltram ha fatto lo, il tirocinio qui da noi, in redazione. Ecco, adesso è una lei... fermata, sicuramente fa parte anche della pallavolo Garlato, certo. ha mille interessi, è bravissima, e simpaticissima. Avevano ingaggiato me e lei per presentare una serata annuale che fa il comitato regionale della Federazione Pallavolo. Quella a sinistra è il presidente Piero Cese, un caro amico. Ecco, io lì andavo come presentatore, quindi andavo vestito bene. Certo. Discretamente pagato, perché certi ruoli vengono anche pagati eh, giusti, diciamo per quello che sei. Io lavoro ancora lì, però, diciamo che ho le scarpe antifortunistiche, i guanti, i vestiti Cosa operaio. Fai? Faccio quello che fa un custode, cioè monto, smonto campi, faccio le pulizie, eh, svuoto i sacchi di immondizia. Fai diciamo... la differenziata fatta bene. No, La cosa fighissima è che io incontro, quando passa il camion dell'ANSA, io spontaneamente vado a parlarci. Ragazzi, loro mi gli faccio capire che sono un collega, allora lì nasce subito la solidarietà. Ma veramente hai fatto per un anno? Allora sei uno di noi, grande! Ci abbracciamo. Loro prendono la roba che gli ho messo fuori qui. Adesso conferisco il materiale che una volta raccoglievo. Ok, c'è un'attenzione un da parte tua nel conferirla bene. Sì, perché soprattutto sai da... quando devo mettere i, i sacchi, li metto tutti col nodo da una parte perché è da lì che si prende, non lo so. Quando devo mettere fuori il cartone, io ho fatto il cartone per sei mesi, lo dispongo in maniera che la persona faccia meno fatica possibile a prenderla e faccia più fretta possibile. Quindi più che attenzione c'è un affetto nel modo in cui io conferisco la spazzatura. Bene, allora noi adesso andiamo in pubblicità. Torniamo e continuiamo la nostra chiacchierata con Salva Aiello. Pubblicità per noi. Mm -hmm. Eccoci qua, torniamo in compagnia di Salvo Aiello nella sua carriera da telecronista, ma abbiamo scoperto che prima di fare il telecronista ha lavorato nei villaggi Valtour E devo dire, questo fa curriculum perché prima di te Fiorello... Ma contemporaneamente, Beppe. Beppe Fiorello è stato il mio capo animatore per cinque mesi. Nel 91, nei lontani 91 e 92, dopo dal 93 al 98 ho girato il mondo perché sono stato... Ingaggiato da un titolare di un'azienda che fa viaggi insenti, cioè i viaggi premio per le aziende: lo dico per chi non lo sapesse. Per cui, anziché essere stanziale, partivo con la mia chitarra, prendevo l'aereo con gruppi che andavano da un minimo di 30-40 fino a un massimo di 800, anche 1000 una volta e andavamo ai Caraibi andavamo. Da... è molto anni 90 questa cosa sì, eh? sì, sì, sì e io organizzavo lì sei io da solo Massimo in due quindi fai tutto tu dalla ginnastica acquatica certo. ai tornei ai corsi di salse e merengue a suonare la chitarra alle cacce al tesoro mi divertivo come un pazzo e... che meraviglia ma non ci sono più questi viaggi aziendali ma, no, esistono ancora esistono ancora io per scelta avevo deciso insomma dopo i 30 anni che allora mi sembrava il futuro adesso è un lontano passato che non l'avrei più voluto fare perché non volevo risultare patetico. Ecco, non questa era far... la mia idea. Cioè, era un po' eh, ti sentivi un po' cazzaro dopo i 30 anni a no fare l'acqua gym Sì, e... non che ci sia qualcosa di male. Io non mi piacevo così e poi è arrivato lo sport per cui sono evaso da quel punto di vista. Lui insomma dal 98 abbiamo detto... Sì ho iniziato, ecco, sì praticamente sì. Eh, fa il telecronista di professione a livello davvero eh, nazionale e internazionale, qua sei col volley giusto? Sì qui soffro un po' perché io quest'anno sarà il ventesimo, a meno che non mi licenzino da qui a un mese che inizia il campionato che faccio lo speaker per la Pallavolo Bergamo che è stata famosissima e non te la tirare adesso, scusami no. <ride> 20 anni e lì, no, lì mi fa un po' soffrire perché quel palazzetto purtroppo da due anni è stato semi demolito e trasferito ad altro incarico quindi noi si va a Treviglio ah, che okay. è un posto bellissimo, un posto molto accogliente ma la tana storica non esiste più, quindi in quel palazzetto insomma, sono stati vinti scudetti, Coppa dei Campioni, eccetera. Comunque sei ancora il. Pare sei col... da qui a un mese non cambia derby. Adesso non è che possono davvero succedere tutte a te. Ho capito, però è meglio <ride> però cautelarsi. È vero, non diciamo niente. Poi vediamo se c'è qualche altra immagine della vita professionale. Eh, Questa è bisvolle, si capisce perché sono lì, non si vede, ma è stata fatta con lo zoom. Sono a 2-4 metri da terra il pavimento dove mi trovo su un trabattello a Mav Stare in alto, un po' la voce fuori campo, è perché ho fatto un bel po' di campionati italiani, qualche mondiale, insomma, di bisvolle. È un mondo che amo molto. Ok, e, insomma. Uh, avete capito che Salvaiello passa dai palazzetti poi a fare i mondiali, le Olimpiadi i Giri d'Italia, quindi proprio non è un improvvisato. Questo per dire che sicuramente persone come lui non è giusto che stiano a casa. Diciamolo forte. Oh, santo cielo, bisogna uh, far lavorare i professionisti. E qualcuno direbbe tu cosa ci stai a fare, però vabbè. Uh, questo è un altro paio di maniche. Andiamo ma, avanti. Ma penso, ma fatevi gli affari <ride> vostri... No, ah, che... Allora, eh, questo è un tuo grande amico. Ma è un grande amico Andrea Veneziani che è uno dei dirigenti della squadra di Bergamo. Insomma, ci conosciamo da, da tantissimi anni, c'è un affetto reciproco. Tra l'altro, io e lui abbiamo due soprannomi, io lo chiamo Zagoro, lui è un grande appassionato di fumetti, fumetti della mia generazione. E lui mi chiama Tex perché io una volta gli ho raccontato che da bambino io non capivo perché Tex andava risolveva tutti i problemi di delinquenza del paese nel Far West. La figlia del, del sindaco si innamorava di lui perdutamente, bellissima, però lui al tramonto, una volta sconfitti i cattivi se ne andava da soli dice: Ma scusa, ma hai una donna bellissima innamorata di te, il sindaco ti vogliono fare sceriffo e se ne andava. E con gli anni ho capito eh, perché per cui sono rimasto. Eh sì, perché mh, Devi andare, se sei uno come Tex, uno che non si sottomette, prima o poi è meglio cioè che Cioè È vada. un po' la metafora della tua vita. Eh sì, Tex non è brutto come, come, come soprannome, me lo da, però mi chiamo così solo lui, Andrea Venezia. Andiamo avanti, anzi, andiamo per un attimo indietro. Voglio eh, tornare per, a quando facevi lo spazzino e tu lo dici con orgoglio e poi mi piace perché eh, ho sentito appunto delle interviste quando, uh, dove tu racconti di quest'anno, più o meno un anno, no? sì. che tu hai passato uh, a fare questo lavoro, e davvero uh, ci sono degli aneddoti divertentissimi, sì. so, che riguardano colleghi, personaggi. Sì sì, 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 ho conosciuto di tutto, tra l'altro ho già avuto modo insomma, di dirlo, però ho conosciuto personaggi davvero di grande spessore, ho conosciuto un contractor, contractor è il mercenario detto in italiano, uno che andava... Sulle navi a sparare ai pirati per una determinata nazione, per una determinata compagnia, lo ha fatto per vent'anni e poi per amore ha smesso. E lo ha conosciuto come autista, uno degli autisti. Insomma, lì eh, esperienze esperienza di vita importante. Ma tu facevi l'autista o facevi. No, no, io facevo il pedanista, lì ci vuole la patente C, C. Tra l'altro quell'azienda ti permette di fare. È anche costosa, ma l'azienda se vuoi farlo. Te, te, insomma ti incoraggia perché se, se l'autista sei più versatile puoi fare più cose ma io ero proprio il, il pedanista, uh, raccoglitore pedanista ok, e, eh, quindi ma tutto il turno stavi attaccato lì o ogni tanto? no no, allora nei grossi spostamenti no, negli spostamenti brevi sì stavo in pedale, ti assicuro che andare in corso Buenos Aires alle 6 del mattino sulla pedana è un'esperienza, io l'ho detto già altre volte, mi sentivo il re di Milano eh, vedere Milano da mezzo metro d'altezza All'alba è un privilegio secondo me, continua... Io da bambino vedevo i camion della spazzatura, e un po' avevo il desiderio di andare lì, mannaggia, con tanti desideri che ho avuto da piccolo, questo mi è stato, stato esaudito. Allora diciamo anche al nostro pubblico che è stato il nostro thread union, perché eh, qui da me, prima di te, sì, è sì. venuta la mitica Laura Formenti, che vediamo eh, in un'immagine, tu sei stato suo ospite sì, eh, in sì, questo... Sì. Format bellissimo sì. da lei ideato, Umor Nero. Nero, allora io ecco l'ho conosciuta, straordinaria, grande intelligenza. L'ho conosciuta a una presentazione del Giro and Bike, che è una manifestazione che si rivolge a un ciclismo certo. pe, a tutto tondo, diciamo. Ecco così. E lei era l'ospite della serata, avrebbe fatto il suo spettacolo da lì a poco. Io presentavo quella serata e siamo finiti a tavola insieme prima della serata, a cena. Laura è una delle pochissime persone che davvero è interessata a quello che uno dice. Cioè lei mi ha detto, ma tu chi sei? Appena le ho accennato un po', ma raccontami un po'. Io le raccontavo e lei mi ascoltava davvero, cosa che non sono molto abituato, perché di solito qualcuno che ti chiede qualcosa di te lo fa perché ti vuole raccontare di se stesso, per cui ti interrompe subito e ti sotterra. Lei ha ascoltato con grande attenzione, ma ha chiamato... Io mi sono divertito dal suo spettacolo Da morire, un paio di battute irripetibili guarda. che ancora quando ci penso rido, eh, ma soprattutto la grande sensibilità sì. a cogliere le sfumature su. Lei mi ha detto: Guarda, ho fatto questo format, se ti va mi piacerebbe raccontare un po' la tua storia. Mi ha invitato e io sono andato molto, molto volentieri ed è stato divertentissimo anche lì è Una donna veramente eccezionale, un'intelligenza rara, e penso che eh, se tu non sei così intelligente difficilmente riesci a far ridere eh, le persone e a ridere davvero di tutto. Devo dire che un po' di lei eh, l'ho ritrovata in te. Nel raccontare la tua eh, vicenda personale, ma davvero anche eh, nel trovare il lato positivo e ridere. Eh, Beh, sì, 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 è vero. In effetti mi si stai facendo cose. pensare, cioè proprio eh, la filosofia degli humor. Nero il suo podcast, è quella di parlare di argomenti neri appunto, scuri, ombrosi, eh, dolorosi, con la leggerezza di chi comunque l'esperienza l'ha vissuta, per cui se la vuole raccontare vuol dire che l'ha superata certo. o quantomeno non si è fatto abbattere. Ma poi anche credo che se tu non avessi avuto. Um, L'umiltà e la generosità di raccontarti per quello che la tua vicenza alla fine è stata Non avresti avuto neanche queste possibilità Perché chi altrimenti se tu non avessi mostrato il fianco sarebbe venuto ah, a probabilmente offrirti Probabilmente se mi fossi lamentato continuamente mi avrebbero allontanato ancora di più di quanto non l'hanno fatto Invece... Oppure d'altro canto magari non avrebbero... Non ti avrebbero offerto un lavoro normale no? Certo Perché certo. se tu avessi fatto il personaggio Sì no se fossi andato tirandomela dicendo che lo stipendio che prendo oggi per esempio no, È un po' lontano da quello che io mi aspetterei Nessuno me l'avrebbe offerto Quando mi hanno detto se ti accontenti Che ecco io quando facevo il telecronista Spesso non so avevo una specie di profezia Che però avrei preferito non averla Quando mi dicevano tutti ma chi ti smuove da lì Sei un pilastro di Erospa... Ecco che te l'hanno tirata Io eh, appunto io rispondevo sempre in diretta, dicevo ragazzi guardate che il giorno che il figlio di un cardinale, e già qui la lascerei così perché già di sé eh, apre una, figlio di un cardinale, decidesse di fare il mio lavoro, io sono fuori da un giorno all'altro. Ho detto però se andasse così vorrei fare il guardiano del faro, un po' perché quando ero piccolo c'è questo musicista straordinario italiano che aveva fatto una musica col mug, il primo a usare il mug in Italia fu lui, e il laser insomma, aveva fatto questa canzone bellissima amore caro, amore libero, credo, insomma, che era... Che Cozzalone la utilizza in uno dei suoi film, insomma, quando è innamorato di Angela. E, Marica. E, il Guardiano del Faro mi piaceva perché stare solo, io sono appassionato di filosofia, io sotto mentite spoglie la prendo così perché sono veramente un appassionato di filosofia, ho letto qualche centinaio di libri di storia delle religioni, esoterismo, eccetera, quindi sono molto... Eh, per cui il guardiano del faro mi sembrava il solitario. Che però il faro è un po' come la luce, come se fosse sì. il custode dell'intelligenza. Ecco, sono finito a fare il custode del centro, che concettualmente non è diverso. Beh, insomma, infatti. Custode del centro, guardiano del faro, ecco. Se, 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 se si potesse, eh, a posto così, cioè, <ride> anche meno <dici? ride> la mia Nigredolo penso di averla affrontata abbastanza. Possiamo passare oltre a nuovi giovani concetti. Va bene. Ma nel tuo periodo così dell'esoterismo, hai imparato anche a, a farle agli altri, i malocchi, queste cose no, qua? Ho no, ho imparato <ride> che nessuno sa cos'è l'esoterismo davvero, perché l'esoterismo è soltanto trovare significati nascosti nei simboli e nelle frasi. Eh, per cui l'unica vera magia bianca che esiste è l'esempio, il proprio esempio. Eh, tutto il resto è magia nera. Il proprio esempio fa la, la, la forza d'animo. Se io voglio dirti che è buono il pollo allo spiedo, è inutile che te lo proponga, Non mangio, e tu vedendo dalla mia sguardo soddisfatto, sì. lo assaggi. Bene, mi sembra una buona strategia. Funzionava anche eh, quando eri contento di fare lo spazzino perché tu eri davvero contento in quell'anno io ero contento facevi, di essere tornavi, in grado okay. di farlo o poi, poi cioè, tornavi a casa e facevi due cicche così no, a tua no, moglie no 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 io ero orgoglioso dicevo a mia moglie guarda oggi mi sono caduti i cagnotti addosso perché l'umido d'estate produce dalla sera alla mattina guarda oggi mi sono caduti su ho mantenuto la karma li ho tolti, oggi ho preso uno spruzzo di salmone al ristorante di sushi di Segrate in bocca sono ancora qui pronto a ricominciare domani cioè, Nessuno credo sia contento di raccogliere un sacco di immondizia, cioè, non, non, se no una ipocrita. Certo. Non devi essere contento perché stai facendo quella cosa, ma perché sta, sei in grado di farla senza certo. perdere nulla. Certo. Quella è la vera soddisfazione. Bello, un bel, un bel messaggio, un bel insegnamento. Uh, L'abbiamo nominata mille volte, adesso la facciamo vedere la tua bella moglie. Mi ah, ah, allora, sembra vorrei, giusto, cioè, non, non vorrei vorresti... conflitto di interessi, sì. No, qui, beh, diciamo che sono, 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 non mi manca niente da questo punto di vista, insomma, non vorrei altro. Eh, ma ti imbarazzi un po'? No, è eh, che sono sei... innamorato come un bambino da piccolo, quindi la vedo, potrei anche arrossire tranquillamente. Ma che meraviglia! E eh, cosa vogliamo fare? No vabbè, approfondiamo questa cosa. Approfondiamo. <ride> da quanti anni siete insieme? Siamo sposati da 19 anni, ci conosciamo dal 95, sposati da 19 anni e insomma, da qui alla Tenerife. Cioè in pratica tu avevi già finito il periodo villaggio vacanze? Sì, e... no, l'ho conosciuta in un viaggio in Senti. In un viaggio in sette in Tunisia nel 1995 accompagnavo un gruppo di gommisti. Ah. Il mio suocero, adesso non lo fa più, insomma, ha chiuso l'attività per, perché ha dato abbastanza, aveva un negozio di gomme di, a Napoli e erano tutti gommisti e in quel viaggio vidi lei, non avevo capito niente di lei, nel senso che mi ero fatto tutta altra idea, poi ho scoperto che era la donna della mia vita qualche mese dopo. E quindi lei ha superato la, il blocco mentale dell'animatore perché per... S sì, no, per supera sì, in effetti eh. cioè, più che altro per fare una cosa seria perché un'avventura può anche certo. starci, insomma fidarsi di me è... Diciamo che io ho visto che lei mi capiva e quindi ho detto forse va insomma, forse a, a livello giusta. di comprensione. E, e lei a, a quanto pare quindi si è poi trasferita a Milano dove tu avevi. Sì, ma lo rinfaccia ancora e ha ragione perché dice guarda che io sono venuto qui solo per te. Solo Beh, per te. Secondo me ha ragione di rinfacciartelo perché fra Napoli. Un senno di poi ha ragione, ma io l'ho capito dopo che avrei dovuto ascoltarla quindi ormai è andata. <ride> forse sei innamorato come un bambino. E, fra l'altro avresti rischiato anche di poter fare davvero il guardiano del faro a Napoli. Beh, a Napoli Mamma mia, vabbè, sicuramente avrei rischiato un sacco di divertimento, eh, che, però insomma, quando posso ci vado, sono innamorato di Napoli da prima di conoscere mia moglie, insomma, diciamo che già 15 anni prima di conoscerla ascoltavo Pietro Daniele e amavo Massimo Troisi, Totò, la cultura napoletana l'avevo già amata subito. L'avevi già fatto tua. Sì, sì, lei mi ha fatto conoscere degli aspetti di Napoli molto più nascosti che non conoscevo, che sono ancora più belli. E quindi voi? Eh, lei ti segue per amore a Milano, dove tu hai il tuo fulcro, hai tutte le sì, tue attività? Io pensavo che avrei. Ok? Cioè... Ti sposi a Napoli o a Milano? No, non esageriamo, mi sposo a Napoli. Ad Amalfi, nella sì no, perché il numero dei suoi invitati era esponenzialmente maggiore del mio. Ad nella cattedrale? Eh? No, eravamo, la... cioè, non nella cattedrale di Amalfi, perché avevamo, insomma, poi scelto per, per il momento della festa successiva un hotel che aveva una cappella all'interno molto bella, eccetera. Ah. Per cui. Lo abbiamo, abbiamo fatto tutto lì. Comunque, meraviglioso. Da questa unione nasce un Rebecca. fiore bellissimo. Rebecca. Abbiamo la foto anche di Rebecca. Eccola. Ecco Ecco, se mi commuovevo con mia moglie, con mia figlia un po' di più. <ride> Rebecca, che arriva dopo quanti anni di matrimonio? Allora è nata nel 2009, dopo quattro anni. Dopo quattro anni? Quindi. Ma così? Ma abbiamo sempre lasciato eh. nel il mondo fare da sé. <ride> ecco, nel senso che non è stata né cercata né evitata mai. Cioè, quello che doveva andare, è andava. Ed è andata, e adesso è una splendida 15 Splendida, 15 anni, è un atleta, a differenza del papà ecco e Ecco qua, della mamma. guarda, cioè, secondo me, in io ho scelto questa foto perché da come la guardi, praticamente non servono altre parole, cioè, è l'emblema dell'amore questa foto, e in come le tieni l'ombrello e in come la guardi. Sì, allora... Eh... Lei, lei adesso è in seconda superiore, anche se facendo l'atleta fa la scuola di pomeriggio perché fa l'atleta a tempo pieno, abita lontano a casa per motivi sportivi, questo mi causa anche una certa nostalgia. Non brava, dirlo che forte. poi se ti vede... No, ma adesso mi vede, ma lo sa, mi conosce, è mia figlia. <ride> ma è contento, No, Rebecca, sono entusiasta, ma ma assolutamente... Dov'è tua figlia? Possiamo dire... A Riccione? Sì, sì, la gareggia per la ginnastica a Riccione, non è un mistero, per cui insomma, da gennaio abita a Riccione, per cui insomma, ci vediamo due volte al mese circa quando lei viene a Milano col treno. E io a lei ho sempre detto, lei, ripassando l'esame di terza media, uno degli argomenti era la dichiarazione di indipendenza degli Stati Uniti, quindi tutti gli uomini sono creati, del 1756, tutti gli uomini sono creati uguali, tutti hanno gli stessi diritti che sono la vita, la libertà e la ricerca della felicità. Lei mi ha ripetuto questo e io ogni tanto lo ricordo, dico, ricordati che è l'obiettivo più importante, lei dice papà la ricerca della felicità, io faccio Fa, okay. se quello è il tuo obiettivo facciamo quello che ti pare. E quindi voi... Giustamente la seguite, la eh, spronate, la sostenete in quello che è il suo sogno adesso, che sì, è quello di. Facciamo far... del nostro meglio per, non, per rimanere fuori, cioè non intrometterci, perché l'intromissione dei genitori è, è un ostacolo, anziché no, però cerchiamo di fare di tutto in funzione sua. Perché ha trovato una passione straordinaria quando certo. aveva quattro anni da sola, l'ha scelto lei eh, per cui fino a quando lei vorrà farlo. E non ha fatto pallavolo, che anche questo... Cioè... diciamo che nella pallavolo ci sono delle peculiarità, anche nella, in ogni sport bisogna avere una struttura fisica idonea. Ecco, mia figlia non ha il fisico adatto alla pallavolo, perché una delle caratteristiche è l'altezza, mentre per quanto riguarda la ginnastica artistica, è il meno alta sei, meglio è. E quindi lei, da questo punto di vista, è giusta. Non, non che sia... Cioè, è già abbondantemente più alta di Simone Biles, che è la campionessa de, di tutti i tempi. Però, insomma ha una copertura compatta che le consente insomma di, di, rendere, bene di consente. rendere bene in pedana. E, um... Eh, avere, essere così giovani, avere davanti a sé un obiettivo, eh, sapere già sfruttare e, e vivere per una grande passione, secondo me è una cosa molto bella. Io eh, invidio in maniera sana a volte le persone che eh, già così giovani hanno questi sì. obiettivi e, e quindi in bocca al lupo a Rebecca speriamo alle prossime Olimpiadi di vedere lei. Ma io adesso non vorrei dire niente, non diciamo niente. Diciamo, base, vabbè, Solo con lei, diciamo che spero allora, che continui ad essere felice. Hai detto cioè, fino adesso non sei stato scaramantico? su di me ah, però, su tua giustamente eh, su di me posso dire quello che ti pare, anche che domani mattina mi chiamano per farmi lavorare in radio, sono pronto, cioè non ho problemi. Ah, a proposito, appunto, visto che prima lo dicevamo, no? Eh, quindi siamo in televisione, ma sfruttiamo il mezzo, noi siamo visti in tutta la Lombardia, in parte dell'Emilia Romagna e appunto anche nelle province confinanti del Piemonte. Quindi, se vuoi fare il tuo. Appello, fallo pure. Bene, allora vorrei fare una citazione letteraria. C'è cioè, un libro che mi è stato regalato incredibile. Alle volte succede, nel 2017, a Natale 2017, cioè pochi giorni prima che io venissi fatto fuori, mia cognata a Napoli, la sorella di mia moglie, mi regalò un libro che le avevano consigliato. Perché ha detto che è un tipo strano, un po' filosofico. Le hanno consigliato un libro di cui io non avevo mai sentito parlare, Conversazioni col dio di Neil Donald Walsh, un canadese famosissimo in certi ambienti nel mondo. È la storia di un uomo che a 50 anni ha un incidente e perde il lavoro improvvisamente. Io la leggevo e l'ho capito dopo che era una profezia. Lui rimane, finisce in mezzo ai Senzatetto, ai Colosciara, eccetera. Si dà da fare. Un giorno trova un, cerca si speaker radiofonico. Lui trova questo cosa per terra, si presenta e gli chiedono perché io dovrei assumerla. E lui rispose: Perché io faccio sentire agli ascoltatori il rumore delle foglie quando cadono lo assunsero, poi vabbè lì non gli andò bene perché lo assunsero perché la radio era fallita praticamente ha chiuso dopo due settimane, però mi piace quel modo di dire io sono un cantastorie per cui io vorrei, mi piacerebbe tanto lavorare in radio ma non in una grande radio dove fai lo scherzo telefonico alla casalinga, la prendi in giro e neanche quello dove fai il cabaret vorrei raccontare di musica, ho una trasmissione in mente da sempre che si chiama Scriptamanet perché i testi delle canzoni... Io mi sono formato prima con i cantautori da ragazzino, conosco tutti i cantautori degli anni 70-80, e poi sono passato ai film di Gabriele Salvatore. Poi ai libri di esoterismo, insomma, ho avuto le mie fasi. E adesso alla trap. E adesso? Allora, la trap, diciamo che. Ah, io ho fatto, ho scritto 18 testi miei in rima, diciamo non trap, direi, però potrebbe essere una forma di rap. Non me li ha considerati nessuno, ma io confido che almeno postumi qualcuno ah, ecco. si possa accorgere di quello che ho scritto. Poi vediamo, lo lascerò in eredità a mia figlia. E quindi, Vorrei fare lo speaker radiofonico sì. di notte perché... O di anche notte. di giorno, no? Di notte perché... Ormai si è abituato a saltare le Io prezzo. penso a uno in autostrada di notte che magari ha voglia di ascoltare qualcosa tra una console e l'altra, mi piacerebbe moltissimo perché quando ho il microfono davanti sto bene. Stai bene, ti manca eh, il microfono eh? Tantissimo, quello sì, è l'unica cosa che mi manca, cioè proprio la presenza del microfono è un qualcosa che... Eh, il mocio fa del suo per, per supplire, però non ce la fa tanto. Va bene, senti, per sorridere ancora un attimo, ti saluta questa persona che uh, oltre, eccolo qua. Ho già visto la maglietta, ho capito subito. <ride> allora, io quando facevo il telecronista Eurosport, c'era il Giro d'Italia che passava da Breme. La voglia! Io, come ti dicevo, non sapendo certo tutto di tutti i luoghi, vado a cercare Breme, località famosa per la dolcissima, la cipolla di OP, eccetera. Ho visto tra l'altro un, un, una rotonda dove c'era questa cipolla gigante. Eh sì, io, opera sua! E io ho detto subito, sapete cos'è? Questa è la cipolla di Bremen, con famose, però io non avevo mai avuto il piacere di assaggiarla. Lui mi ha contattato e si è presentato nello studio, quello che abbiamo visto prima al bar di Milano, con due cassette, una per me e una per il mio collega, di cipolle grosse così, sì. da un chilo e due ciascuna, un chilo e mezzo. Buonissime, io le ho mangiate, cioè non le condivo neanche, io le tagliavo a pezzettini e me le mangiavo così a forchettate. Anzi, se tu fossi contato col sindaco, io... assolutamente io. Andiamo me... quando vuoi a mangiare una cipolla di bremè. Ci vado subito che mi è rimasta qua L'ho sentito oggi, prima della registrazione, sì. gli ho mandato un messaggio. Gli ho detto: Sai chi viene da me oggi? Salvo iello, grandissimo, è il più grande. Io sono stato da lui e gli ho portato le cipolle. Salutamelo tantissimo. Ah, io Quindi... le ho mangiate con grandissimo gusto. Ne ho regalate il minimo indispensabile perché non le volevo mollare. Sindaco, se volesse aprire Radio Breme sono <ride> Franco Berzero. Guarda che è capace che apre il nostro Franco è capace. Io sono qua poi in realtà ehm, noi facciamo la televisione quella un po' di provincia, anche, no? Mm. Perché eh, questa è un po' la mission delle televisioni locali. e Ce ne fossero di amministratori come eh, Franco Berzero che davvero eh, con orgoglio portano eh, all'arribato in via larga a Milano in pieno centro a due passi dal Duomo Fashion eh. Week le cassette di cipolle cioè. ma l'ho amato da subito. Cioè. Fantastico, senti, eh, al di là della radio locale e speriamo che qualcuno ci stia ascoltando, poi magari se è un emittente locale può essere. Ma locale è bello perché sai, qui per esempio siamo tra Milano e Pavia, non no, no svegliamo troppo, però la Certosa di Pavia, Breme, Masone, ci sono dei posti. Molto particolari e molto interessanti molto più profondi di quanto uno possa pensare. Certo, e sono da scoprire questo territorio, è ancora da quel punto di vista incolto, mm. secondo me. Detto ciò, al di là di questo sogno professionale, che altri sogni hai? Ma eh, a parte che qualcuno si accorga dei testi che ho scritto perché ci ho messo veramente... Ah, qua. ma veramente ci... Ah, io Su, allora, io posso dire una cosa? Cioè, Vuoi dirla ti, ti nel dimostro, ti, dimostro, <ride> ti dimostro che sono... Che, serio? Sono... che sei serio? No, che sono un cretino. Ah. Allora, io ho scritto 18 testi di mio pugno, tra l'altro degli amici musicisti, musicisti veri, no, no, io, mi hanno prestato chi una chitarra, chi un basso, chi mi ha fatto un coro, gente seria. Io li ho pubblicati su YouTube, mm. lo posso dire? Certo. Non li ho mai registrati, cioè me li potrebbero rubare domani mattina, perché io penso che certe frasi le ho scritte io. Magari un giorno uno viene a dirmi: Spiegami cos'è? O magari mi dice: Guarda, mi interessano. Perché penso che non si debba mangiare dalla propria conoscenza, un po' come Adamo ed Eva, no? Eh sì, tu lo però... puoi guardare la conoscenza del bene e del male, non mangiarci. Io non voglio vivere di quello, non voglio vendere quello che ho fatto. Però magari uno leggendo questo o sentendo certi I video li ho fatti io in casa, c'è anche mia figlia, ho fatto i video con una telecamerina, ho fatto la cosa giusta. Mixaggio, tutto in uno stanzino. Di 4, 3 metri per 3 dove avevo un computer, non ce l'ho più, non me lo posso più permettere, quindi ho mollato tutto. Ho scritto 18 testi, 18 video, se qualcuno si accorgesse di questo e mi dicesse ho capito cosa cioè, vuoi. Dire, a te servirebbe un, un nuovo ressole o un pigmalione. Maga eh, un mecenate, un hai mecenate. brava, hai eh, guarda, non, non potevi dire meglio un mecenato c'è cioè qualcuno che mi dica che... guarda io vedo in te qualcosa di artistico vai esprimiti esprimiti accendi quel microfono e vai e quindi la sigla del tuo programma potrebbe essere un tuo testo ce sì, n'è uno, sarebbe ma, ma, sì ne ho scritti diversi ne... sì 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 allora sì. dove li possiamo trovare su youtube Salvo Aiello, slash voce di uno, sono due canali, uno è voce di uno slash salvo Aiello, cioè, pensavo voce di due, no, voce di uno proprio, voce di uno per spersonalizzarmi. Una volta uno mi disse, ma voce di uno, che nome ti sei ah. scelto? È il nome più anonimo? E faccio sì, perché non, non sono io al centro, è quello che dico che vorrei che fosse interessante. Tant'è che io, video Killed Radio Star del 1979, sì. uscita contemporaneamente a The Wall dei Pink Floyd, io non la capivo, dicevo, beh, video Killed Radio Star è vero. Secondo me vedere in faccia uno speaker radiofonico mentre fa la radio, un po' di magia la toglie. Adesso te la butto lì. Eh, me l'hai buttata lì, ma insomma ormai, ormai sono tutti così. Eh, però eh, cambia tutto. Cambia tutto. Se tu non hai mai visto in faccia, io ero un fan, non c'è più, il mio speaker di tutta la mia vita era Leonardo Leopardo. Mm. Leopardo Boom Boom, DJ straordinario, un fenomeno. Io lo amavo alla follia perché improvvisava, parlava di house... Poi a quei tempi io mi svegliavo la mattina, la radio sveglia negli anni 80, 82, 83, c'era Jerry Scotti su Radio DJ che sì. faceva... Ecco, quella era, la, quella era la radio che io ho amato alla follia. Certo. Quando le telecamere sono entrate... Hanno tolto un po' di magia. A me, nel mio piccolo, ma io, non, io faccio il custode del centro, quindi non ho voce in capito. Guarda, veramente su questa io vorrei chiudere, ti ringrazio tantissimo. Grazie a te per, per, aver, per, per aver trovato interessante la tua storia che lo è, e adesso vado anche a sentire le tue canzoni rap. Grazie a Salvoiello. Grazie a te. E con voi l'appuntamento, naturalmente, è per la prossima storia.